Ruoco, candidato del Partito Democratico, lei fin dall'inizio ha fatto capire che non condivide questa scelta. Ma più che non condividere la scelta, non condivido proprio il metodo con cui si è arrivata alla candidatura di, del segretario Rocco. Eh, bisogna rispettare delle regole, eh, invece si è preferito scegliere la strada dell'arroccamento e di eh, farsi indicare come candidato sindaco da un ristretto direttivo, una parte del direttivo tenendo fuori tutti gli altri. Quando non si vuole confrontare con una platea più ampia, vedi le primarie oppure un confronto proprio con la cittadinanza, ma si sceglie la strada di autoproclamarsi candidato sindaco di fatto, credo che sia sintomo di estrema debolezza, non di forza. Adesso dialoga con il movimento Officine 1821, non è che dialoga, è uno dei fondatori di questa officina. Quali sono i suoi obiettivi? Quelli che intende raggiungere con questa officina? Allargare il campo eh, politico mh, per in vista, non solo in vista di amministrative perché poi la funzione di Officina 1821 è anche altra, è quella di creare un luogo di discussione, un luogo di aggregazione che manca a Vallo dove le persone possono portare il loro contributo eh, non venendo giudicate in base a appartenenze politiche o appartenenze sociali. L'obiettivo è quello di creare il campo da gioco dove poi fare la battaglia politica. Questo è quanto, ma soprattutto porre i temi al centro dell'attenzione, ambiente urbanistica, cultura, la riconfigurazione urbana di Vallo della Lucania. Mettere al centro i temi vuol dire anche mettere al centro le competenze e quindi eh, spostare il piano della discussione dalle legittime ambizioni personali a quello delle, dei contenuti programmatici. Quello che un po' ho contestato in questi mesi al. Uh, al segretario del partito, in una normale dialettica politica. Eh, se non si è presenti sui temi e non si pone l'accento su alcune questioni importanti, eh, non si può pensare poi che la cittadinanza segua a ruota un'indicazione calata dall'alto oppure frutto di riunioni carbonare all'interno di un direttivo molto ristretto. Ecco, lei ha sempre insomma, fatto sapere che era intenzionato a candidarsi anche questa volta per la carica di sindaco. Ci sono le condizioni affinché questo avvenga. Ma io faccio una premessa: chi fa politica e non ha ambizione deve cambiare mestiere. Eh, le condizioni eh, non è che eh, ci sono, le condizioni si creano, eh, ma sono disponibile a stare ne nella partita con qualsiasi ruolo perché di fatto l'obiettivo non è la realizzazione personale politica mia, ma è quello di risollevare le sorti di Vallo della Lucania, di apportare un minimo contributo alla discussione anche all'azione all politica nel nostro territorio. Eh, io l'ho fatto in maniera trasparente, limpida, eh, così come si deve fare, sono finiti i periodi di strategie e di riunioni carbonare. Bisogna lanciare il cuore oltre l'ostacolo. A fronte di tutto ciò ho registrato invece una vecchia politica da parte del segretario del partito di fare milina, di prendere tempo e non ha capito che con questa strategia non è che ha impedito ad Antonio Bruno di essere il candidato sindaco del PD, ha portato praticamente il partito a tre mesi dalle elezioni eh, senza una base elettorale forte. Ci saranno le condizioni? Non lo so, io mi, mi sento a casa mia nell'Officina 1821, quindi eh, i ruoli sono interscambiabili eh, perché alla base di tutto c'è la fiducia, eh, quindi quando si ha la fiducia nei compagni di percorso eh, non c'è l'ambizione che deve prevalere su tutto il resto. Eh, io lavoro per creare le condizioni per vincere le elezioni a Vallo, coinvolgere i cittadini in un momento in cui c'è forte bisogno, c'è fame e soprattutto in un momento in cui il bisogno e la fame di molti cittadini diventano anche lo strumento per fare quello che possiamo tranquillamente definire un voto di scambio senza entrare nel campo delle responsabilità penali. I cittadini devono sapere che non si mangia tre mesi l'anno, ma cioè, ci sono cinque anni, bisogna creare opportunità. Allora più che la trattativa individuale con il singolo cittadino bisogna creare l'opportunità, l'uguaglianza delle opportunità per tutti.